Si sono dovute attendere le prime luci dell'alba di questa domenica per avere un'idea più precisa dei danni causati dal violento incendio verificatosi verso le 18 di sabato 29 gennaio, che ha divorato il tetto della casa del pellegrino di Pradalunga, situata a fianco del santuario della Forcella, fortunatamente scampato alle fiamme. Il fuoco, presumibilmente scaturito dalla canna fumaria del ristorante chiuso ma con il proprietario al suo interno, situato al piano terreno in fondo all'ampio sagrato, si è ben presto propagato sottotetto. È solo grazie alla tempestività dell'intervento portato a compimento dai vigili del fuoco che si è potuto evitare il peggio, anche se i danni consistenti ammontano oltre 400.000 euro. Stiamo portando via tutti i calcinacci a seguito dell'incendio di questa notte per poter stendere una guaina di protezione sopra il solaio e evitare quindi, in caso di maltempo, infiltrazioni d'acqua. In fiamme il sottotetto, la parte dell'ultimo piano. Sì, tutto il tetto, e poi le strutture perimetrali del sottotetto, i pavimenti che si sono chiaramente alzati e poi ci sono tutti i danni causati dall'acqua per lo spegnimento dell'incendio. Il santuario fortunatamente non è stato intaccato. Con non poche difficoltà, vista la strada particolarmente impervia, i pompieri giunti dal comando provinciale di Bergamo con l'autoscala e dal distaccamento di Gazzaniga si sono adoperati per oltre 2 ore nell'arginare le fiamme, impedendo che queste potessero intaccare il luogo di culto tanto caro ai pradalunghesi. Transennata e messa in sicurezza la zona, questa domenica mattina squadre di volontari della Protezione Civile del paese sono state impegnate nel ripulire la quantità di materiale bruciato presente nel sottotetto andato in fumo per circa 350 metri quadrati.